Signore e signori, buonasera e benvenuti all'undicesimo appuntamento stagionale con Sottorete, il rotocalco settimanale dedicato alla Sesta FT Conad Perugia e alla Bartocini Gioiellerie Formazione Perugina che milita nel campionato di Serie A2 femminile. Appuntamento numero 11 che vi raccontiamo insieme agli ospiti che ci fanno compagnia stasera. Abbiamo qui il piacere di ospitare per la prima volta in questa stagione, ma torna ovviamente dopo quella precedente, Dore Della Lunga, schiacciatore della Sesta FT Conad Perugia. Ciao a tutti, buonasera. E naturalmente ritorna anche lui dopo una settimana di vacanze forzate, fra virgolette, Daniele Sborzacchi, firma del Corriere dello Sport, compagno di viaggio. Buonasera. Di questa avventura televisiva con Sottorete 2017-2018. E come di consueto, dopo aver presentato i nostri ospiti, diamo spazio alle aziende che sponsorizzano Sottorete e dunque linea alla regia. Sottorete, puntata numero 11 che adesso inizia davvero ufficialmente con Dore Della Lunga e Daniele Sborzacchi a raccontare le due gare che ci siamo lasciati alle spalle. Ovviamente torniamo indietro di 6 giorni, torniamo alla metà della scorsa settimana e ovviamente alla prima attesissima gara della fase a gironi di Champions, una partita che valeva molto sia per il cammino di Champions ma soprattutto per quello che era successo in campionato a Civitanova. Dore, l'esame con qualche evidentemente inevitabile difficoltà è stato però superato. Ma sì, secondo me è stata una bellissima partita, importante soprattutto per come si è poi sviluppata una volta iniziata. Avevamo perso 3-0 anche giocando abbastanza male in casa loro pochi giorni prima, e essere sotto 2-0 con evidenti difficoltà, perché comunque stavano giocando loro in maniera molto sciolta, noi un po' più contratti, riuscire a vincere la partita in quel modo è stato secondo me un bel segnale, ci ha dato fiducia, ha dimostrato che come se ce ne fosse bisogno, le partite non finiscono fino a che non è caduta l'ultima palla, e quindi sì, siamo stati molto contenti poi di come si è messa la partita e di come è finita. Stiamo vedendo le immagini realizzate al Palo Evangelisti da Elena Ballarani, un catino, quello perugino, come sempre caldissimo, una volta di più il pubblico è stata un'arma davvero fondamentale in questa occasione. Sì, no, quando il palazzetto è così è uno spettacolo giocarci, e deve essere anche difficile poi per gli altri quando vanno sotto stare in quella bolgia. Era successo in questo modo forse solo un paio di volte, stanno ancora con Trento e questa partita con Civitanova, che sono state finora le uniche, tra virgolette, due partite di cartello, e quindi c'era un po' più di richiamo. Però sì, no, quando il Palo Evangelisti è così pieno e le partite sono così sentite, veramente forse il palazzetto, uno dei due o tre palazzetti più belli in cui fa più piacere giocare d'Italia. Daniele, la Sirra ha avuto la capacità di restare attaccata davvero con i denti ad una partita che per 2 set e mezzo è stata complicata e stava prendendo evidentemente una piega complicata anche nel terzo set con Civitanova avanti 19-17. Sì, partita entusiasmante a mio modo di vedere, una delle più belle che ho visto tra l'altro negli ultimi anni, perché per 2 set e mezzo Civitanova stava giocando veramente una pallavolo quasi celestiale in ogni fondamentale, percentuali altissime, grandi difese. Perugia era lì ad un gap e poi è stata bravissima ad approfittare del leggero calo a mettere nuovamente in difficoltà l'avversario, salendo a sua volta di livello e sprigionando quel carattere, quella capacità di reazioni che sono tipiche delle grandi squadre. Una prestazione globale impreziosita, poi magari ce ne vogliamo parlare, da una prestazione singola che francamente era da tempo che non vedevo. Ecco, lo vediamo, Magnum Atanasievic abbracciato da Simone Camardese a fine partita, una prestazione strepitosa, 34 punti, 67% in attacco, numeri da fuori classe, ma anche da fenomeno. Da fenomeno, ma perché non sono tanto i 34 punti segnati, perché magari capita anche di commentare in altre prestazioni, ma e metterli a segno con il 67%, cioè di 43 palloni giocati 29 punti, prendere soltanto mi sembra 1-2 murate e commettere un errore su 43 palloni
qui siamo veramente, insomma, in una delle più grandi prestazioni singole di un attaccante degli ultimi anni. Faccio veramente fatica a ricordarmi negli anni passati delle prestazioni singole così incisive. Dore, hai vissuto diverse stagioni in compagnia di Bata, questa sembra, lo diciamo una volta di più, una delle stagioni più brillanti di un giocatore straordinario. Ma sì, ormai penso che le parole si siano finite per Bata, è sicuramente uno tra i migliori posti del mondo, è difficile trovare il miglior interprete di un ruolo, a meno che non ci sia proprio una spanna rispetto agli altri, quindi diciamo che sicuramente tra i migliori posti del mondo, vogliamo dire tra i migliori tre, tra i migliori cinque, ma poco cambia. Chiaramente poi è chiaro che quando riesce a fare una partita del genere, contro un avversario del genere, con quelle percentuali, tutto questo non fa altro che confermare e se possibile aggiungere ancora qualcosa a quello che ha dimostrato fino adesso in questi 5 anni che è stato in Italia, però ripeto, non stupisce più, secondo me ormai non stupisce più, perché comunque il modo in cui affronta le partite, l'energia che mette, anche quando non gioca benissimo, se capita, non è pesante per la squadra, perché comunque lo vedi dopo dai numeri che ha giocato male, ma in realtà mentre gioca non sembra, perché comunque è sempre positivo. E quindi ecco, giocatori, come ho già detto, che ormai i commenti sono stati fatti tutti e io gli faccio solo che i complimenti, perché è un piacere averlo come compagno e è bello giocarci insieme. La notizia era quella del primo set, lo è diventata lì live al Palo Evangelisti, poi anche nei giorni successivi il fatto che Lorenzo Bernardi abbia deciso di partire con Berger al posto di Ivan in posto 4. Sì, un po' una rotazione del comparto degli schiacciatori, tra l'altro poi ci dirà magari qualcosa di più approfondito anche della lunga, per cercare, insomma, da un certo punto di vista anche di far venire meno magari qualche sicurezza nell'avversario che studia giustamente, doverosamente a questo livello ogni minimo particolare, no, dell'avversario che ha di fronte. Quindi magari per certi versi, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui un giocatore si può trovare, naturalmente, come magari è stato per certi versi anche in questo caso, però l'effetto sorpresa anche a questi livelli secondo me ha una percentuale importante, insomma, nel determinare poi spesso il risultato finale. Effetto sorpresa, come avete vissuto da dentro questa scelta? L'allenatore è pagato per fare queste scelte, quindi secondo me non c'è nessuna notizia, diciamo. Alex l'anno scorso ha fatto praticamente, prima per un motivo, poi per un altro, tutto il campionato, quasi in campo, ha giocato una finale di Champions League, e in Champions non ci sono vincoli di stranieri italiani. Forse Lorenzo aveva visto un piccolo momento di appannamento di Ivan, magari negli allenamenti, e ha pensato di partire con Alex. Poi Ivan poi è entrato, adesso non mi ricordo se il primo o il secondo set, subito, 14-19. E ha finito la partita dentro. Tra l'altro, cosa che ci tengo a dire, si parla sempre molto di questo attacco, però il ruolo che fa Ivan quest'anno non è solo attacco, è tutto il resto, è importante. Forse più dell'attacco, considerando che poi c'è gente che schiaccia altrettanto bene. Quindi ecco, penso che sia normale in una squadra come la nostra ogni tanto avere del turnover, non solo nelle partite quelle, tra virgolette, diciamo, più semplici, ma anche in partite importanti. Abbiamo giocatori che possono giocare a posto di altri, quindi ci sta. Certo. Andiamo a vedere le voci raccolte a fine partita dopo il 3-2 della Sirius FT Conad contro Civitanova. In particolare ascoltiamo quelle di Marco Podrashanin e Magnum Atanasievic. Una vittoria tanto più bella perché è arrivata in rimonta. Sì, una sicuramente di quest'anno vittoria più bella. Importante che la squadra ha dimostrato un grande carattere, non abbiamo mollato tutta la partita, soprattutto quando siamo stati 2-0 sotto. Come ho detto prima della partita, nella conferenza di stampa domenica scorsa, quando abbiamo perso a casa loro, non era la vera Sir. Infatti stasera era la vera Sir, è arrivata una bella vittoria e una grande apertura della Champions League quest'anno. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, che quest'anno sa molto bene giocare contro le big, e per loro forse era meglio
stare zitti e non fare fenomeni in casa nostra. Senti, come lo giudichi il primo set? Un'occasione mancata, diciamo, per chiuderlo? Oppure lo giudichi positivamente per questa grande rimonta di 7 punti? Anche loro giocano a pallavolo e lo giocano molto bene. Allora niente, sono stati un po' più bravi di noi e hanno meritato di vincere il primo set. Alla fine ringrazio a tifosi, a questo palazzetto che un'altra volta ha dimostrato che è palazzetto che fa più rumore in Italia. E niente, andiamo avanti con questa bella vittoria. Daniele, una importante puntualizzazione di Atanasevic che ha dato il là poi a quella che nei giorni schermaglie social è diventata una battaglia social fra Bata e Wantorena. Eh sì, insomma, per certi versi è arrivata subito la risposta, poi nel computo delle cose oramai ci siamo quasi abituati, insomma, dei bot risposta a volte simpatici, qualche volta anche meno, però credo che anche magari a fine partita, quando l'adrenalina è ancora addosso, soprattutto in questo caso con una vittoria straordinaria per come è arrivata, magari un commento in più ci possa anche scappare. Forse chi ha avuto invece tempo di replicare, magari più a mente fredda, che non so, magari poteva calibrare meglio, però insomma ci può stare, da, diciamo, queste dinamiche ci possono stare. Diciamo, Dore, che se mai fosse necessario caricare di qualcosa di particolare la sfida di questa stagione fra Perugia e Civitanova, gli elementi non mancano. Sì, sì, adesso queste qui sono cose che capitano, sono due giocatori stratosferici che già si sono trovati 3 volte uno davanti all'altro per 12 set, non so quanti ne abbiamo fatti tra Supercoppa, campionato, quindi si schiacciano in faccia per sempre. Ci può stare un pochino di attrito, sempre sportivo chiaramente, quindi non credo sia niente di così strano. È chiaro che poi dopo una partita come quella, come dite voi, l'adrenalina era alta e magari il concetto è stato espresso un po' in maniera forte, però non succede niente, ecco. Ci sta, fa parte del gioco e noi ci facciamo una risata, non ci arrabbiamo, non ce la prendiamo se poi qualcuno risponde, perché fa parte del gioco. Certo. Nella giornata successiva al match fra Perugia e Civitanova, i belgi del Roseler hanno battuto Istanbul per 3-1 e sono diventati i capolista della Pool A con 3 punti, 2 Perugia, 1 Civitanova e ovviamente 0 Istanbul. Roseler che si conferma fra le straniere, fra le non italiane del girone, come previsto, la migliore delle due. Tra l'altro è una formazione che conosciamo anche per certi versi abbastanza bene, insieme al Masek in Belgio, sono la formazione più titolata, da anni che comunque gioca queste competizioni internazionali. Sono quelle squadre tipicamente molto tecniche, magari non impetuose nel modo di esprimere la propria pallavolo, però che possono mettere in difficoltà, soprattutto se non si ha l'approccio giusto, le avversarie, soprattutto le grandi squadre. Ma credo che potranno dare del filo da torcere se prese sotto gamba. Chiudiamo con una battuta sulla Champions con Dore, primo set 25-24, entra della lunga per provare a chiudere il primo parziale, però questa volta il miracolo, l'impresa non riesce. Con Civitanova? Sì, con Civitanova. Sì, mi sa che era 25 pari, mi sa. Sì, non lo so, non mi ricordo. Sì, no, vabbè, il miracolo, chiaro, adesso se potessi entrare ogni volta ai vantaggi e fare ace... Ci hai abituato bene. Ecco, esatto, no. E io ci provo ogni volta quando mi viene richiesto, ogni tanto va bene, ogni tanto va così così, ogni tanto va male, questo fa parte dell'ingresso che in questo momento sto facendo, quindi come dissi dopo Trento e come dico quando mi viene chiesto, io ci provo, chiaramente in quei momenti bisogna provare a entrare e fare una battuta sostanziosa, perché se la buttiamo di là allora tanto vale che rimane dentro Simone, che batte tra l'altro molto bene, 80% sarebbe molto ideale, bene Flo, ecco, quindi siccome la percentuale di rischio c'è, cerchiamo di abbassarla allenandoci eccetera eccetera, però ci può stare che più di ogni tanto non riesca, ecco. E adesso voltiamo pagina, torniamo a parlare di Superlega. Era un appuntamento importantissimo quello di domenica scorsa a Latina, su un campo particolarmente complicato dove in tanti hanno sofferto e sicuramente soffriranno. Invece Perugia, dopo un inizio non semplice, è riuscita a conquistare l'intera posta. Un 39-41, Daniele, che entra
nei record dei set più lunghi della storia del campionato. Sì, anche io sono andato immediatamente a curiosare, insomma, la speranza della notizia, poi ho visto che comunque si entrava nella top 10 come punteggio, veramente al di là di questo dato statistico, però è importante vincere questi set, anche perché comunque danno ulteriore consapevolezza alla squadra, non che il Perugia non ne abbia, però quando si trova magari soprattutto nel set iniziale in cui l'avversario di rango inferiore può per certi versi tirare fuori il meglio, perché poi solitamente le squadre inferiori qualitativamente tendono un pochino a calare, no, se strada facendo, e invece Perugia è stata veramente brava ad accaparrarci questo set, sciorinando ancora una volta delle giocate incredibili da parte di qualche singolo, poi ne parleremo diffusamente. Assolutamente, grande capacità d'ore della Sir dopo il buonissimo secondo set di Latina di rimanere, non dico attaccata questa volta, ma sicuramente pronta a rigiocare da subito, dall'inizio, dai primi palloni del terzo set, tutte le sue chance migliori. Ma sì, sapevamo che Latina non era una partita semplice, la squadra è buona, è forte, ha dei buoni giocatori. E in casa giocano bene, avevano già vinto con Civitanova 3-0, magari c'era anche qualche demerito di Civitanova, però vincere con Civitanova 3-0 vuol dire che hai della qualità, perché altrimenti non ci riesci, e quindi comunque eravamo pronti a una partita che poteva allungarsi e poteva anche riservare difficoltà, come poi è stato, quindi sì, dopo aver perso il secondo set sapevamo che poteva succedere, ci siamo rimessi lì un tantino più quadrati e gli ultimi due set sono andati via un po' meglio, dai, un po' più sciolti. E questa volta, Daniele, la palma di MVP è andata a Ivan Zaitsev, una prestazione strepitosa, quella dello Zar, 24 punti con 3 ace, sì, anche 3 muri e un ottimo 55% in attacco. Sì, beh, questa a livello globale, mettendo tutti i fondamentali, è stata veramente una prestazione eccellente. Bravo anche Luciano De Cecco a insistere su di lui, considerato che soprattutto nella prima parte della partita Russell non riusciva a trovare un buon timing in attacco, ha sbagliato qualche pallone di troppo e approfittando invece di un meccanismo ancora più deciso e ben oliato con Zaitsev è stato messo più in palla e quindi naturalmente ha avuto modo di mettersi in evidenza maggiormente anche in attacco, come anni fa, insomma, ci aveva abituato, però giustamente, come diceva Dora all'inizio trasmissione, lo Zar di Perugia è un giocatore più completo e sicuramente sotto altri punti di vista ancora più determinante, anche se la gente naturalmente è abituata a vedere, a commentare chi mette a terra il pallone, però non dimentichiamoci che insomma la pallavolo è fatta di tantissime altre cose. E non a caso Dore, a impreziosire la prestazione di Ivan in attacco, in battuta e a muro, c'è anche una ottima tenuta in ricezione. Sì, sì, no, ma infatti io quello che adesso non mi ricordo precisamente, ma domenica credo lui abbia fatto 42 ricezioni senza errori. È un numero che per chi gioca, capisce un po' di pallavolo, è clamoroso. Certo. Nemmeno, cioè, anche i liberi quando vengono così tanto presi di mille ricezioni, capita. Un errore diretto. Certo. Non ha preso ace su 42 ricezioni, cioè sono numeri importanti. E ci sta che ogni tanto, quando ci si carichi così tanto sulle spalle la ricezione di una squadra, l'attacco possa un po' risentirne. Se poi riesce a giocare così anche in attacco, siamo tutti contenti, però come dicevo, siccome il ruolo è schiacciatore e ricevitore, noi ci aspettiamo che, siccome è Zaitsev, chiaramente deve fare sempre il 70%, però non è così in realtà. Le voci raccolte al Palabianchini, iniziamo la serie dei contributi e partiamo da Lorenzo Bernardi e Vincenzo Dipinto. Qui hanno faticato tutte le grandi, Latina è una squadra un po' a due facce, in casa gioca molto bene, fuori casa un po' meno, ha perso Macerata 3-0, ha faticato moltissimo Modena, penso, mi aspettavo una partita così complicata, siamo stati molto molto bravi il primo set, arrivavamo anche da una partita infrasettimanale dove a livello di energie nervose sono state spese moltissime. Poi chiaramente i primi due set abbiamo giocato male nella fase battuta e ricezione e ci siamo complicati un po' la vita con quei due fondamentali
che solitamente per noi producono molti punti. Dopo siamo stati molto più bravi, abbiamo un po' equilibrato, regolato la battuta soprattutto, e si è vista la grande differenza che c'è fra Perugia e Latina. Purtroppo il primo set l'abbiamo pagato amaramente a livello mentale e fisico. Il primo in realtà non è stato un set, sono stati già due set. Abbiamo avuto le occasioni per chiudere, non siamo stati bravi a farlo, che ci avrebbe sicuramente cambiato la partita, nel senso che poi abbiamo continuato a giocare sempre ad altissimi livelli noi, tant'è che il secondo set l'abbiamo, diciamo, dall'inizio alla fine portato avanti noi, è stato buono. Però poi abbiamo avuto un momento di calo all'inizio del terzo e ce l'hanno fatto pagare amaramente. Poi ci eravamo ripresi, però ormai è difficile riprendere una squadra così fisica, no? E con tutti i cambi che hanno pronti, loro stanno al massimo già da tanto tempo, quindi sono molto allenati. Il Mago di Turi, Daniele, vecchia conoscenza del Pale Evangelisti, 2-7 in 1, e anche questo sicuramente ha fatto la differenza, quel lunghissimo primo parziale, 41 minuti. Il Mago di Turi era pronto, aveva meditato un bello sgambetto, insomma, no? In onore del suo trascorso perugino di qualche anno fa. Però sì, Perugia, come ha detto Bernardi, poi a un certo punto ha alzato il livello, soprattutto in battuta e da muro, perché adesso non ricordo bene, ma siamo andati ampiamente in doppia cifra in questi due fondamentali, quindi poi tutto il livello, la differenza di livello tra queste due squadre si è vista. Come ti dicevo, Latina è stata brava, perché poi comunque è riuscita a mettere in difficoltà, soprattutto anche con Ishikawa, che gioca un tipo di attacco per certi versi particolare, magari meno potente, però molto tecnico, a volte sembra quasi, non so se salte o meno in controtempo, però è sicuramente difficile, è un giocatore difficile da murare. E poi chiaramente Perugia ha ritirato fuori il carattere oltre alle grandi giocate, quindi è venuto a capo di una partita dove, come diceva lo stesso allenatore, difficile, perché in casa sua al Palabianchini Latina riesce a mettere sotto gli avversari. Lo vediamo adesso al servizio, Ivan Zaitsev, e adesso lo andiamo anche a sentire nella intervista raccolta a fine partita con colui che, come abbiamo ricordato, è stato l'MVP del match, grande protagonista di questa sfida, lo Zar. Con l'intervista andiamo a sentire le sue parole. Sono contento di aver vinto qua, perché è stata una prova difficile, perché sappiamo che loro mettono molta pressione alle squadre che vengono a giocare qui a Latina. E lo hanno dimostrato in quel primo set infinito, lo hanno dimostrato nel secondo set dove ci hanno fatto mancare il ritmo, e poi per il resto credo che sia uscita fuori la nostra qualità, e di questo sono molto contento. Sì, sappiamo che loro sono una squadra molto difficile da giocarci contro qui in casa, lo hanno dimostrato in quel primo set infinito, che penso che sia stato per me il set più lungo mai giocato vinto, quindi sono contento. E poi hanno reagito, ci hanno messo sotto pressione col secondo set, ci hanno un po' imbrigliato, ci hanno fatto mancare il ritmo e tutto il resto nel secondo set. Poi credo che siamo riusciti a reagire bene, a continuare a giocare di squadra, a mettere in campo la nostra qualità, e sono contento perché tre punti qua sono veramente tre punti d'oro, anche in vista del fatto che Padova ha tolto un punto a Civitanova. Vediamo d'ora anche le immagini della festa sotto la curva, dove per l'ennesima volta c'era il grande cuore di Perugia con i sirmaniaci che vi hanno seguito come sempre in numero molto molto consistente. Sì, sì, no, anche lì abbiamo commentato molte volte questa cosa, e sono bravissimi, vengono in trasferta in tanti, e ci fa piacere chiaramente, ed è bello se poi magari si vince, gli rendiamo un pochino del supporto che loro danno a noi tutta la partita con quei 5 minuti che stiamo lì sotto, quindi fa piacere, li ringraziamo ogni volta, sento che tutti quelli che fanno le interviste giustamente ricordano questa cosa, ma è doveroso. Bene, siamo arrivati a metà del viaggio di questa puntata numero 11, allora come di consueto ci fermiamo per qualche istante per regalarvi un altro spot.
Bartoccini, e apriamo con Daniele Sborzacchi anche la pagina della Serie A2 femminile. Questa sera non abbiamo ospiti della Bartoccini perché siamo nel pre-match di una giornata infrasettimanale particolarmente importante per Perugia. Le ragazze questa sera avevano allenamento e poi seduta video, quindi non abbiamo la possibilità di avere loro in studio, ma noi dobbiamo con Daniele raccontare purtroppo l'ennesima sconfitta casalinga della squadra di Fabio Bovari, un 3-0 contro Brescia, diciamo in parte non completamente inatteso visto l'ottimo momento della formazione bresciana. E purtroppo considerate anche le difficoltà che tra le mura amiche appalesa un po' da qualche tempo a questa parte la formazione perugina. È un peccato perché, continuo a dire, dal punto di vista qualitativo il roster non mi sembra molto molto al di sotto di tante formazioni che hanno furoreggiato al Palo Evangelisti portando via l'intera posta in palio, però questa squadra non riesce ad esprimere soprattutto in attacco quello che vorrebbe. Anche nell'ultima partita veramente ho visto delle percentuali da 20-25%, le attaccanti in grandissime difficoltà, tra l'altro top scorer la centrale, quindi anche questo è un segnale, no, chiaro che purtroppo in attacco non si riesce a passare e quindi si pagano a caro prezzo anche quegli errori che poi inevitabilmente sono commessi, perché ci stanno, e si rimedia un altro 3-0. È veramente un peccato perché stanno venendo fuori troppi difetti, ma soprattutto a questa squadra manca quella scintilla che le consentirebbe, insomma, di riprendere fiducia e di esprimersi meglio. Doria, hai avuto occasione di seguire le ragazze? No, sinceramente no, nel senso che comunque quando giocano loro noi siamo fuori, eccetera, eccetera. E quindi no, non saprei, direi cavolate, quindi non lo so. Mi dispiace che stiano attraversando un momento difficile. La 2 è un campionato, femminile non lo so, comunque è un campionato difficile. Le squadre sono molto livellate e quindi può starci di attraversare un momento anche lungo di difficoltà e magari poi fare una vittoria, un paio, e prendere fiducia e iniziare a invertire la rotta. Sì, poi l'unica cosa che riesco a dire è le percentuali. So che le percentuali nel femminile comunque, certo, sono diverse, no, degli uomini. Adesso un uomo che gioca col 20% in attacco esce dal campo di solito. Sì. Le donne, giocando azioni molto lunghe, se non ci sono molti errori, tante volte magari un 20, un 30% è una percentuale anche accettabile, perché questa è l'unica cosa che so io più o meno della differenza, certo, che c'è nella pallavolo femminile maschile. Però no, sul resto non so cosa dire perché non le seguo. E allora vi diciamo invece noi che domani sera al Palo Evangelista alle 20:30 si gioca questo match importantissimo della giornata numero 14 della regular season. Arriva infatti la Sigel Marsala, squadra che è sotto in classifica rispetto alla Bartoccini, 7 punti rispetto agli 8 della formazione perugina, e mai come in questo caso dobbiamo dire che si tratta di uno scontro diretto e che i 3 punti sono davvero fondamentali. Sì, questa è una di quelle classiche partite da giocare col coltello tra i denti, veramente, perché avere un avversario dietro che ti fa sentire il fiato sul collo è sicuramente un indice di quanto possa essere importante riuscire a superare questo momento di grande difficoltà, magari tirando fuori un po' veramente il massimo, non dal punto di vista difensivo, perché ho notato che questa squadra comunque ha per certi versi l'attitudine a tenere in campo, a rigiocare la palla, però soprattutto a tirare fuori un po' quella ferocia agonistica che serve in attacco. Bene, chiudiamo la parentesi dedicata al pallavolo femminile, torniamo invece a Latina e ci torniamo con un momento molto particolare che tutti i protagonisti della domenica pallavolistica a Latina hanno vissuto. Parliamo del terzo tempo e allora noi ve lo facciamo vivere, lo facciamo gustare con queste immagini che sono state raccolte proprio a fine partita al Pala Bianchini, con in particolare un contributo, un intervento del presidente Sirci. Allora presidente, un'altra vittoria, tra l'altro un primo set avvincente. Si è arrivati al 41esimo punto, 43 minuti di gioco. Abbiamo fatto quasi un record stagionale, penso che mai ci si era dato da vedere una partita così, un set così lungo. Però in fondo è stato molto bello vincere il set, è molto utile, perché dicevamo prima con l'allenatore avversario Vincenzo Di Pinto,
se quel set veniva perso forse diciamo ci venivano qualche dubbio, quindi potevamo diciamo, andare giù di testa, però l'abbiamo vinto e quindi poi andavamo diciamo, un po' in discesa la cosa. Tra l'altro poi la sera è cresciuta moltissimo al servizio. Sì, il servizio è la chiave poi, ecco, per vincere le partite, si va a trovare i giocatori che partono bene e poi le partite ecco, partono già in discesa. Ecco. Un'ultima battuta anche sull'ambiente, è stato annunciato ormai da giorni che oggi ci sarà il terzo tempo, insomma sì. Un bel esempio di sportività. Latina davvero sta sorprendendo sempre di più perché sta organizzando un bel palazzetto, bellissimo pubblico, oggi c'è il terzo tempo, vedo gente qui molto molto amichevole, devo dire che questo è lo spirito diciamo vero della pallavolo e con cui si deve organizzare la pallavolo, uno spirito d'amicizia. Latina è una squadra amica, il presidente è una grandissima persona e poi ecco se è un presidente buono si vedono diciamo poi come si comportano il pubblico e tutti quelli che vengono a vedere la partita. Dobbiamo dire bravo, bravo Palivene, bravo presidente, bravo Latina, perché questo sì che è una bellissima pallavolo. Vero, lo dico col cuore, bellissima gente. Io non ho capito! Bellissima gente! Per cui auguro ogni bene alla vostra società e alla vostra bellissima tifoseria perché questa sera abbiamo respirato davvero un clima di amicizia e di spontaneità. Bella gente che ci ha trattato benissimo. È raro, ripeto raro, finire le serate così. Grazie perché siete bellissimi così. Grazie. Dore, ti abbiamo visto in alcune foto addirittura con tanto di parannanza, ti sei cimentato come cuoco in questo cooking show. Mi ha chiamato il presidente, mi ha detto guarda vieni che il presidente ti vuole, c'era da fare una foto con questa parannanza, esatto. E l'ho fatta, però era solo una foto. Ok. Niente cooking show. No. Bene, e adesso invece li abbiamo menzionati prima, andiamo a vedere il contributo raccolto da Elena a fine partita, come sempre, con i sirmaniaci. Siamo saliti sugli spalti del Palabianchini e abbiamo trovato due sirmaniache che stavano guardando delle foto. Foto di? Sir, naturalmente, bellissima partita. Ecco, questo primo lunghissimo set, io immagino che voi seguiate la Sir ormai da diverso tempo, avevate mai visto un set concludersi ai vantaggi per 39 a 41 addirittura? Assolutamente no, bellissimo, emozionantissimo, veramente. Un bello spettacolo di pallavolo? Veramente. Sì, bellissimo, troppo lungo il primo set. Ecco, tre quarti d'ora di set. È stato lunghissimo, però veramente da... Quanto conta il tifo in quei momenti? Quanto conta farvi sentire? Al 100%, veramente, immagino. Poi questa sera... Ce la mettiamo tutta. C'è stato poi un attimo in cui si è alzato un coro, diciamo così, goliardico, che faceva un po' il verso al simpaticissimo speaker. Qualche volta ci vuole, dai. Sì, bellissimo, è stato proprio stupendo. Punto Perugia. In quanti siete oggi? Non lo so. Un centinaio. Siete con il pullman? Un po' con le macchine, un po' con due pullman e le macchine. Noi con la macchina. E adesso che si fa? Si va a cena tutti insieme? Si va a festeggiare, naturalmente. Sì. Confermato. Sì, confermato. Vi chiamate? Ivana. Mirella. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Bene, allora approfittiamo anche per salutare Giuseppe Baratta, lo speaker
di Latina, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa. E adesso, prima di parlare del prossimo impegno importantissimo di domenica prossima alla Pala Evangelisti, apriamo una parentesi dedicata interamente a Dore Della Lunga. Dore, in tante interviste hai parlato di un aspetto che caratterizza il tuo modo di vivere la pallavolo e la vita, ovvero l'amicizia, l'aver costruito nel tempo dei rapporti importanti che durano e dureranno oltre l'aspetto della carriera sportiva. Bah, sì, è chiaro, pallavolo è importante, è un lavoro, poi ci sono cose anche più importanti, chiaramente una di queste è i rapporti umani, l'amicizia, gli amici e tante altre cose. Chiaramente nella pallavolo incontri tante persone, con alcune riesci un po' per affinità, un po' perché magari ci giochi tanti anni e sono persone che apprezzi, a instaurare veri e propri rapporti di amicizia. Ne ho diversi di amici conosciuti tramite la pallavolo, diciamo, professionistica, e è una cosa che ti rimarrà sicuramente anche dopo, e anche questo è il bello poi di fare questo sport. Allora, vediamo se siamo riusciti ad intercettare qualcuno che ti conosce bene. Vediamo questo primo contributo che è stato preparato con la collaborazione preziosissima di Elena Ballarani, che ha lavorato davvero tantissimo per costruire quello che andremo a vedere nei prossimi minuti. Amico mio, guarda cosa tocca fare per farti una sorpresa. Io non lo so, ma 20 anni fa una cosa ho imparato nella pallavolo, e era la ricezione. Questa ancora 20 anni dopo ti porta a essere in A1 e tra i migliori giocatori anche del campionato. Che ti dico, sei troppo forte. Poi 20 anni fa bastava un ricettore come te che riceveva col 100% e un attaccante come me che attaccava col 100%. E a 16 anni vincevamo i titoli. Oggi te, ancora la tua ricezione, ti porta ai vertici. Niente, che ti dico, io ti faccio gli auguri di Natale, faccio gli auguri a tutti. E niente, ti lascio soltanto chiederti, ma alla fine, pompiere sì o pompiere no? Ciao a tutti. Allora, lui è Cristian Vigilante, team manager di Spoleto. Ce la spieghi questa, sì, ultima battuta? Allora, sì, lui lo conosco da 25 anni probabilmente, è uno dei miei migliori amici. Allora, chiaramente tra noi amici abbiamo un gruppo, e un nostro altrettanto carissimo amico è indeciso un po' se lasciare il lavoro che fa, perché lui ha la passione di fare il pompiere da quando è ragazzino. Solo che ha vinto un concorso e guida il treno, era un buon lavoro, ben retribuito, e adesso però l'hanno chiamato, adesso non so se sapete come funzionano i pompieri, la faccio breve, se va il disconti, l'hanno chiamato per essere a tempo indeterminato, e sul gruppo ha iniziato a chiederci un po' cosa ne pensassimo noi, perché lui è un po' in difficoltà come scelta. E quindi questa qui è riferita a una discussione di ieri, tra l'altro. Fantastico. Tra l'altro, direttamente al semaforo, visto che Vigilante si è fermato. Sì, è una discussione che abbiamo avuto sul gruppo degli amici, penso, ieri pomeriggio. E quindi vediamo se alla discussione hanno partecipato anche loro. Ciao, Dore. Allora, siamo qui perché ci è stato chiesto di fare questa cosa. Ci hanno obbligato, ovviamente. E dobbiamo raccontare un aneddoto su di te. Ovviamente tu sai che ce ne sono tantissimi da raccontare, ma scelgo quello della prima finale dei Champions sul podio con una bottiglia. Se vuoi raccontarla te in studio, magari, perché sennò diventerebbe troppo lungo il video. Ciao, un abbraccio. Io non ho aneddoti così divertenti da farti raccontare, però Potrei dirne le mille che sono successe in campo quando giocavamo a Cuneo insieme e quando guardavamo le partite da fondo campo. Però ti butto lì un Alba Adriatica e il King of the Beach. Questa rubrica comunque è bellissima, complimenti, non so chi l'ha pensata. Bellissima, fantastica. Vabbè, chiaramente li conoscete, Bari lo conoscete, sì, benissimo, l'altro è Andrea Galliani, due amici che, come dicevamo prima, ho conosciuto grazie alla pallavolo. Cristian in realtà è di Falconara come me e lo conosco da, come ho detto prima, da
da quando sono bambino. L'aneddoto che dice Baretto è riferito alla prima Champions che abbiamo vinto a Praga nel 2009. Io ho un problema al polso, tuttora, no, il mio polso non si piega all'indietro perché mi sono operato. E Trento aveva come sponsor Ferrari, quindi chiaramente ogni volta che si vinceva c'erano le bottiglie del Ferrari da aprire sul podio. Io non sono riuscito a stapparla in tempo, quindi scendendo dal podio in ritardo, per terra era pieno di altro spumante e coriandoli che sparano, sono caduto clamorosamente in Eurovisione. E c'è una foto che, tra l'altro, c'è una foto che un fotografo da Premio Pulitzer ha fatto una foto nel momento in cui la bottiglia sbatte per terra. Io sono a quattro di spade completamente e lo spumante fa un getto di un metro e mezzo con dietro il podio. È l'unica foto che ho fatto ingrandire, ce l'ho a casa tipo quadro. Fantastica. E a quello si riferisce Baretto. Bene. E dopo questa serie di saluti di amici, che tra l'altro sono tutti e tre in questo momento a Spoleto, e questa opportunità ci dà lo spunto per ricordare un'iniziativa che è stata lanciata proprio stasera con un comunicato stampa di Simone Camardese. Sabato 23 dicembre al Palio Evangelisti alle 18 la Siesta Feticona al Perugia e la Molini Spoleto si affrontano in un evento benefico. Lo slogan è l'Umbria del volley per Telethon. Questa sarà la grande iniziativa natalizia che coinvolge il grande volley maschile della nostra regione, con Perugia e Spoleto in campo al Palio Evangelisti. 5 euro il biglietto d'ingresso e l'incasso sarà interamente devoluto alla ricerca sulle malattie genetiche. Quindi un grande appuntamento per prepararci degnamente, possiamo dire, anche al Natale. Poi di Natale ne parleremo anche, ma prima dobbiamo mostrarvi un altro contributo che è recentissimo, che riguarda sempre Dore, qualcuno che ha avuto modo di citarlo in una intervista recente. Giocare con tanti campioni, cosa significa per te? Era il mio sogno. Io mi ricordo 10 anni fa, guardavo Dore della Lunga in campo e dicevo: mamma mia, voglio giocare con lui un giorno. Allora veramente io sto vivendo il mio sogno con loro e niente, sono molto contento di stare qui e avere questa opportunità a giocare ad altissimi livelli. Sì, no, lui è veramente un idiota. Comunque non avevo visto questa intervista e un paio di giorni dopo il nostro fisioterapista fa: ma non hai sentito cosa ha detto Bata in intervista? Che voleva... Io ho detto: ma è possibile che ha detto che voleva giocare con me? Cioè, e ho visto l'intervista e ho detto: ma come ti viene in mente di queste cose? Però lui giustamente, quando era giovane, vedeva Trento, che cioè, erano gli anni che si vinceva tutto, esatto. E io adesso sono in squadra con lui e l'unico riferimento che ha avuto ero io. Se giocava con Kazischi, diceva Kazischi, chiaramente. Però sì, no, ho smesso di ridere mezz'ora fa per questa cosa. E allora, dicevamo, il grande appuntamento di Natale sarà l'evento L'Umbria del Volley per Telethon. In tema natalizio, dobbiamo dire che per tante stagioni, anche quest'anno, si gioca sotto le feste natalizie. Il 23 dicembre questo evento, il 26 invece l'ultima di andata della regular season a Ravenna. C'è stato però un anno in cui la Serie A non ha giocato sotto Natale, e in quell'occasione qualcuno realizzò un video molto particolare. Noi abbiamo creato un piccolo estratto con Elena Ballarani, che ha montato questo estratto appunto del video natalizio di una stagione passata. Vediamo di che si tratta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Stanno che non si gioca, cioè. Ma che si inventava Natale? Cioè, boh. Mi credo che starò tutto il giorno in casa con le gambe sotto la toia e l'ombra dei vini in mano. Quando c'è la salute, c'è tutto.
Qui ci vorrebbe un applauso perché è veramente fantastica questa creazione. Non so come è venuto in mente, dove l'avete ritrovato. Quell'anno lì comunque era stato un anno fantastico da tutti i punti di vista, sportivo e non. Ci trovavamo, mi ricordo che non era niente preparato, stavamo mangiando il panettone, quello lì era la casa di Adriano Paolucci. E non mi ricordo che è venuto in mente di fare una cosa del genere, ognuno doveva parlare il dialetto di un altro, dei quattro, e poi anche le didascalie, ognuno veniva dal paese di un altro in realtà, e è venuta fuori questa accozzaglia di cose, però ci eravamo divertiti tanto, e non è giusto che lo riveda solo io, dovrebbero rivederlo anche tutti gli altri che l'hanno fatto. È vero, è vero. Un anno, come ricordavi tu, davvero fantastico, in cui ti affermasti, possiamo dire, anche come promotore di tante iniziative social. Abbiamo ritrovato addirittura un articolo in cui si diceva a marzo 2014 che la classifica dei giocatori più attivi sui social vedeva in testa te e Andrea Galliani, quindi eravate una coppia fenomenale. Due perle di quella stagione, una che mi ha fatto ripensare a una battuta di amici miei, quella in cui si dice: cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione. Tutte queste cose le abbiamo ritrovate, per esempio, in una frase: sono uscito a buttare la spazzatura e no, ha difeso anche quella. Te la ricordi? Certo che me la ricordo. Vabbè, sì, adesso... sì, quell'anno lì, le cose vengono bene quando vengono per caso. Certo. Avevo iniziato a mettere qualche foto ogni tanto dopo che vincevamo le partite, ne vincevamo parecchie. C'era una risposta comunque piacevole dei tifosi, era quasi ormai un rito, no? Dopo la partita aspettare la foto, e quindi era partita così, e infatti poi ho deciso anche di finire lì, perché poi se si ripetono le cose non è detto che vengano bene nello stesso modo. Certo. E quella della frase, sì, il giorno prima avevamo perso lo scudetto e noi aveva fatto una cosa secondo me clamorosa, e quindi mi è venuto da scrivere quella cosa, e non avevo pensato che potesse avere tutto questo risalto, però evidentemente faceva ridere. Assolutamente geniale. E adesso chiudiamo questa parentesi, torniamo. Dobbiamo parlare di attualità, perché incombe a tutti gli effetti il confronto, quella che già su internet, su Facebook, viene definita come la partita, ovvero Sinza Feticonal Perugia Azimut Modena. C'è una striscia di 11 vittorie consecutive di Modena nei 15 confronti diretti fra Modena e Perugia, e questa striscia prima o poi dovrà interrompersi. Che ne pensi, Dore? Sì, di solito quando vai al casinò, se giochi al rosso e nero alla roulette e escono 10 rossi, ti dicono di puntare sul rosso, però non ti dicono di cambiare, perché non si va contro... No, vabbè, a parte gli scherzi. Certo, questo è evidente che in qualche modo, almeno nei confronti diretti, loro sono più bravi di noi, e altrimenti non se ne perderebbero 11 consecutive. A prescindere da questo, che comunque sono numeri, è passato, diciamo, perché quest'anno, a parte un torneo di Gubbio che lascia il tempo che trova, non ci abbiamo mai giocato, la partita è importante per tanti altri motivi, molto più importanti che non le 11 certo. sconfitte purtroppo subite. E, siamo due tra le migliori squadre del campionato, e è importante vedere a che punto siamo rispetto a loro e per loro probabilmente viceversa, e comunque poi sono sempre tre punti che giocano doppio, perché se li prendiamo noi li togliamo a loro, e se li prendono loro li tolgono a noi nella stessa partita, quindi per un'eventuale classifica finale hanno un peso specifico più importante di altri. Daniele, domenica la classifica tornerà ad essere reale, completa, perché Civitanova ha giocato in anticipo il turno numero 12, questa settimana si recupera Castellana Verona e poi da domenica tutte le squadre avranno giocato lo stesso numero di partite, e insomma domenica anche per la classifica, come diceva qualche istante fa Dore, questa partita conta davvero tantissimo. Sì, credo sia la partita, anche se giustamente si parla di Perugia-Civitanova, le sfide tra Perugia e Civitanova, però a livello di sfida singola non hanno quella carica di adrenalina, di interesse anche da parte dei tifosi, di aspetti
chiamiamoli collaterali, insomma, all'evento sportivo in sé, che può sfornare Perugia-Modena, un po' per la rivalità cresciuta nel tempo. Sono chiaramente due piazze differenti per tradizione, questo è innegabile, no? Però negli ultimi anni, e soprattutto quest'anno, adesso credo che ci sia anche da parte di Modena un po' il guardare come riferimento a Perugia, al Perugia di quest'anno. E tra l'altro lo si è visto anche dalla prima esibizione, per carità amichevole, però di Gubbio, nella quale Modena comunque, pur essendo un test, aveva in campo una grinta incredibile. Io me la ricordo quell'amichevole con una grinta incredibile, anche se si trattava di un test amichevole. Quindi sì, questa in fin dei conti resta la partita, secondo me. Dobbiamo però dire, in tema di precedenti, che nei quattro successi di Perugia che risalgono alle stagioni 2012, 2013 e 2013-2014 c'erano in campo due protagonisti per parte. Nella SIR c'erano Della Lunga e Atanasievic, dall'altra parte Bruno e Bossi. Un altro ricorso storico particolare, in particolare tu eri in campo nell'ultima vittoria di Perugia, 26 ottobre 2013, Perugia-Modena 3-2. Sì, ero in campo anche l'anno scorso, quando perdevamo sempre, quindi... Questo non fa notizia ad ora, dai! No, per dire che queste qui sono cose giustamente che voi trovate, fanno piacere sentirle, sono curiosità, non credo abbiano nessun valore in realtà poi pratico nella partita. Vincevamo quelle partite perché Modena quell'anno non era chiaramente quella che poi è diventata da quando è arrivato... Bruno, Ngapet, Holt, Sabbi, Lorenzetti, Stanno Stoichev, chiaramente è tornata più che diventata una squadra di prima fascia e niente, non è che devo presentarla io Modena adesso, quindi sappiamo tutti quanto è forte, conosco bene l'allenatore, è un allenatore vincente, e punta tanto sulle partite come gli scontri diretti, anche psicologicamente, per vedere, far capire magari l'avversario che sarà difficile. Certo. E quindi ecco, sì, è una normalissima, tra virgolette, partita di regular season, però so che ci saranno altri valori, certo, intrinsechi che si troveranno. A proposito di Stoichev, nelle interviste di questi giorni ha sottolineato una certa insoddisfazione dopo la vittoria contro Ravenna. È uno Stoichev alla ricerca di un compromesso fra fantasia e concretezza. No, Stoichev è sempre insoddisfatto. Stoichev era insoddisfatto anche quando vincevamo la Champions. È una sua filosofia. E quindi se ascoltate le interviste difficilmente lo troverete soddisfatto, veramente, a meno che non vincano un trofeo, e forse può essere contento, ma in qualsiasi partita con qualsiasi risultato lui dirà che c'è tanto lavoro da fare. Chiaramente è vero, è giusto, però ecco, lascia il tempo che trova quello che dice, perché lo dice sempre, quindi se lo dice sempre è come se non lo dicesse mai, no? Quindi. Certo. Giusto. Siamo davvero in chiusura, ma con una battuta, Daniele, sarà sfida in campo, ma anche sugli spalti. Beh sì, quando parlavo di aspetti collaterali intendevo anche questo, comunque due grandissime tifoserie, tradizionalmente Modena, negli ultimi anni Perugia, quindi lo spettacolo ci sarà anche sugli spalti. Bene, noi naturalmente ve lo racconteremo martedì prossimo nella puntata numero 12 di Sottorete. Siamo arrivati in fondo a questa, la numero 11. Ringraziamo Dore Della Lunga per essere stato davvero un piacevolissimo compagno di viaggio di questa ora passata insieme. Grazie come sempre a Daniele Sborzacchi, prezioso compagno di viaggio di questa avventura di Sottorete. Grazie a voi, mi piace ricordare, chiudere questa bellissima trasmissione con una bellissima giocata del quale non abbiamo parlato, però l'alzata da terra di Luciano De Cecco ci è sfuggita, però non potevamo chiudere la partita senza giustamente ricordarla. Assolutamente, ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo è tiranno. Allora, grazie a tutti per l'attenzione che ci avete dedicato, appuntamento a martedì prossimo, come sempre, con Sottorete.